sempre quando si crea qualcosa di bello, di più approfondito, insomma, qualcosa che dà gioia al pubblico, che dà gioia a te stesso e ai musicisti, è una cosa che ti rimane dentro, che ti arricchisce. In fondo siamo degli esseri fortunati che si diventa sempre più ricchi. Anche questo credo di averlo imparato negli ultimi anni, sempre di più, che con la generosità più si dà e più si riceve, no? E lo stesso appunto con la musica e soprattutto con una grande musica come Beethoven. Credo che dipenda molto dal fatto che questi grandi capolavori come le sinfonie di Beethoven, non c'è nessun limite per trovare sempre qualcosa di nuovo, no? Per approfondire la conoscenza di queste partiture, di questa musica. Per cui in tutti questi anni è logico per me è stato di cercare sempre qualcosa di nuovo. Per cui quando l'ho eseguito prima a Milano con la Scala, con London Symphony e con tutte le orchestre e poi finalmente a Vienna con i Wiener Philharmoniker abbiamo fatto anche queste registrazioni tanti anni fa. Dopo con i Berliner c'è stato ancora un miglioramento, un approfondimento e forse questa è la ragione, una delle ragioni per cui ha avuto così grande successo anche l'orchestra. E che è un'orchestra praticamente nuova che si è creata in questi anni, dall'89 in poi, quando ho lavorato con loro, e hanno praticamente fatto un discorso insieme con me su Beethoven, respiravano insieme, no? Abbiamo creato insieme queste sinfonie, questa interpretazione delle sinfonie di Beethoven e probabilmente con questo entusiasmo, da questo entusiasmo è nato anche, è arrivato anche al pubblico, alla critica. E sia a Roma che a Vienna penso che siano state tra le cose migliori che abbiamo fatto in questi anni con i Berliner Philharmoniker, ma sempre il merito del compositore, no? Cioè le sinfonie di Beethoven sono dei grandi capolavori, no? Ogni sinfonia è un capolavoro. Naturalmente si trova sempre qualcosa di più profondo, di più importante nella forma, nei dettagli anche musicali, nel fraseggio, nella dinamica, ma penso che sia molto importante anche queste discussioni che si hanno sui metronomi di Beethoven, sui tempi di Beethoven. E credo che la cosa più importante sia trovare una relazione di tempi tra un tempo e l'altro, o tra una sinfonia e l'altra. Per cui quando Beethoven scrive, non so, che un tempo deve essere, per esempio, nell'ottava sinfonia, il secondo movimento ha un limite di tempo che deve essere quello, tempo giusto, no? E Beethoven scrive circa 80 particolare dell'ottava, no? Poi scrive che nell'ultimo tempo anche 80 o 84 la stessa relazione di tempo per tutta la battuta, no? E queste relazioni di tempo io trovo una cosa importantissima. Per esempio se sentiamo il secondo tempo dell'ottava e poi l'ultimo tempo dell'ottava, di solito si fa più lenta
perché è sempre stato molto difficile, no, eseguire. Allora tutti, mi ricordo le prime prove a Berlino, dicevano, alcuni dicevano impossibile suonare questo tempo. Invece ci sono tanti esempi di Beethoven dove proprio vuole questi tempi veloci e lo si realizza appunto dal fatto che ci sono queste relazioni di tempo. Ecco, questo è un esempio del secondo tempo della ottava sinfonia, dove Beethoven scrive praticamente la stessa relazione di tempo del secondo. Cioè questo tempo con l'ottavo corrisponde poi invece all'ultimo tempo, che è un'altra musica, ma lì scrive praticamente lo stesso metronomo con la proporzione della battuta, no? Allora si può sentire per esempio adesso l'ultimo tempo per sentire la relazione di tempo, no? Che di solito si esegue molto molto più lento, perché è difficilissimo farlo, ma se, cioè uno può dire i metronomi di Beethoven sono troppo veloci, per esempio, no? Perché non si sa meccanicamente, però le relazioni dei tempi, se lui scrive 80 e 80 o 100 e 100, è quella, no? Quindi parlo delle relazioni, non dei metronomi, le relazioni di tempo. Vogliamo far sentire l'ultimo tempo? Cioè lui scrive praticamente questo tempo è uguale circa al secondo tempo. E di solito si fa molto più lento questo, no? Ma è un piccolo esempio, no? Poi ce ne sono tanti altri. Di tempo dal primo allegro della prima sinfonia e l'allegro della seconda sinfonia, se non sono tutte e due con la metà uguale a 100, no? Allora, anche lì è una relazione di tempo, no? Questo si può trovare in ogni movimento di Beethoven. Per fortuna hanno fatto delle nuove edizioni e questa ultima edizione riporta non soltanto le cose del manoscritto, ma anche della prima edizione quando Beethoven era in vita e anche della seconda edizione con le correzioni di Beethoven. Perché per esempio anch'io facevo questo sbaglio prima di fare le ricerche solo sul manoscritto. Allora dicevo, ah, ma se sul manoscritto è così, allora bisogna fare così. Questo è un errore che fanno molti, no? E che io stesso ho fatto anche con Schubert. Ma in fondo quello che conta poi è la prima edizione, perché il compositore stesso può assistere alle prove o lui stesso esegue e corregge delle cose, per cui nelle prime e seconde edizioni anche ci sono delle cose differenti, no? Allora, o le parti stesse che ha usato nelle prove e nelle esecuzioni. Allora, per fortuna ci sono queste edizioni che riportano tutte queste differenze, questi miglioramenti del compositore stesso.
Io penso che è un modo di vedere la musica come, spero, come l'ha scritta il compositore stesso. Cioè le esecuzioni in genere sono appesantite dal magari un secolo di esecuzioni con orchestre grandi o da esecutori che hanno fatto delle volte delle cose appesantite, delle cose viste in maniera diversa da quella che pensava il compositore. Questa è una cosa, e l'altra che volevo dire è sulla la forma della sinfonia, la forma dei movimenti, che in fondo quando si dice ma una volta si eseguivano i ritornelli, si faceva senza il ritornello il primo tempo, e adesso giustamente si fanno con il ritornello, e questo non deve essere preso come una cosa perché i musicologi dicono bisogna fare il ritornello perché l'ha scritto, ma è una forma né più né meno come il corpo, come se fosse un corpo senza un braccio, senza, cioè manca qualcosa. Se tu non fai un ritornello, manca una gamba, manca un orecchio, non so, o la forma architettonica di una casa, che manca una parte di un palazzo, una finestra, manca qualcosa, e lo vedi subito, no? E lo stesso è con la musica, cioè non c'è un ritornello e per me manca subito qualche cosa architettonicamente, cioè nella forma. E io trovo questo importantissimo, no? Naturalmente bisogna dare poi un significato a questo ritornello, a questa ripresa, o alla forma stessa del pezzo, per farla capire al pubblico. Quindi quando ripeti una cosa bisogna sempre variarla, bisogna sempre dargli una nuova luce, una nuova impressione, una nuova impronta. E questo lo si trova facendo musica insieme con gli altri musicisti, oppure studiandoli. L'esempio della settima della forma è proprio tipico questo. Io per anni non ho fatto questo primo ritornello perché non lo sentivo come una parte era l'abitudine, no? E adesso non può esistere senza ritornello. E anche questi piccoli ritornelli dell'ultimo tempo, perché poi c'è un momento che non è soltanto questo entusiasmo, questa follia dell'ultimo tempo, è un crescendo, è come un'estasi di musica che sale, 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 sale sempre più in alto, che sembra di volare su in cielo, no? Questa è come una grande costruzione che diventa la cosa più alta, no? Anche se non è magari il momento più alto di Beethoven, non è il momento più profondo, ma è questo crescere nel tono, cioè non soltanto un crescendo di sonorità, ma musicalmente di salire, no?
un'evoluzione, per fortuna, insomma, se nella vita non c'è l'evoluzione, barba, no? E questa evoluzione c'è stata con il lavoro che ho fatto con i Berlino, naturalmente mi è servito moltissimo farlo prima con i viennesi, che avevano le loro tradizioni, ma sia il fatto che i Wiener erano legati alla loro tradizione e io stesso ero legato a certe tradizioni. Io ho amato moltissimo e amo tuttora le grandi interpretazioni di Furtwängler o di altri direttori, ma sono legate a altri tempi, no? E per cui bisogna sempre trovare delle nuove letture, e quello che detta legge è sempre il compositore, no? Bisogna sempre leggere quello che il compositore dice, quello che il compositore scrive, quello che ci ha lasciato detto, e cercare sempre di capire di più, perché il compositore è quello che sa più di tutti, no? E quindi c'è sempre qualcosa da leggere, da scoprire, da trovare di nuovo nella composizione. Questo anche, questa esperienza che ho fatto con Cem Orchestra Führer prima, poi con Mahler Cem Orchestra, cioè non soltanto con i Wiener o con i Berliner, ma anche di suonare con dei gruppi da camera più piccoli, come in fondo certe esecuzioni erano state fatte da Beethoven stesso, perché non erano in grandi sale, ma in sale di palazzi di Vienna, dove bastava pochi archi e il minimo dei fiati scritto, quindi senza ferdoppio, senza raddoppio, dove però Beethoven stesso scrive certe sinfonie nelle sale grandi, come le sinfonie la quinta, la settima, la nona, si può raddoppiare, si può anche triplicare i fiati. Insomma, non era una cosa così fissa che deve essere un piccolo ensemble, però questo di lavorare con delle orchestre più piccole, con pochi archi, come abbiamo fatto adesso a Roma, a Vienna o a Berlino stesso, o anche quando abbiamo fatto i dischi, cioè con 3-4 contrabbassi al massimo, in proporzione 6 celli. Questo aiuta molto di più i musicisti ad ascoltarsi l'uno con l'altro, come fanno con la musica da camera. E siccome i musicisti delle Berliner Filarmoniche fanno tutti musica da camera, è l'ideale proprio con loro. Con i Berliner abbiamo fatto tutte le sinfonie in varie esecuzioni a Berlino in tournée, e a volte abbiamo eseguito tutte le sinfonie con tutti i concerti, non era la prima volta. Però naturalmente per me è sempre un'esperienza maggiore farla poi con l'ultima orchestra con cui ho lavorato, cioè con i Berliner Filarmonica. Che poi ogni sinfonia sia un suo mondo, questo naturalmente è inevitabile, sono dei grandi capolavori, ognuno separato oppure con una linea unica tutti insieme, insomma. Ma questo non è solo con Beethoven, se uno fa tutte le sinfonie di Brahms o tutte le sinfonie di Schubert, come ho fatto spesso, no? Naturalmente c'è una linea che unisce tutte le sinfonie, come un blocco, no? Però ogni singola sinfonia è un suo mondo. We'll be right back.
è un'orchestra che dall'89 a oggi ha cambiato due terzi dell'orchestra, sono 70-80 musicisti nuovi nell'orchestra, quindi è un'orchestra giovane, no? Che è cresciuta insieme e che abbiamo potuto lavorare bene, fare musica insieme con una cosa in comune, cioè questo grande amore per la musica e questa grande cultura per ascoltarsi, per questa cultura del zusammen musizieren, questa cultura del fare musica insieme. Questo che è una grande cultura che ho imparato nei paesi della Mitteleuropa, cioè in Germania, in Austria, dove in fondo nei paesi latini, in Italia, in Francia, in Spagna, c'è una cultura diversa per ascoltare più una melodia accompagnata, più che l'insieme. E da questo nasce il fatto anche che ci sono grandi compositori d'opera in Italia e i grandi compositori di musica sinfonica o musica da camera sono tedeschi, sono della grande cultura germanica, no? Insieme tanta musica insieme. Devo dire che anche non solo è cresciuto insieme, ma da quando ho avuto questa operazione che ho dovuto cancellare alcune settimane, poi quando sono tornato, per me è stata l'ho detto ai musicisti, siete la migliore medicina per me, cioè il fare musica con voi mi ha ricreato, e questo credo che lo si senta, che per me è una nuova vita. Cioè ho imparato anche tante altre cose, poi forse anche questa è stata un'esperienza unica questa, per cui vedo, sento tutto in maniera differente. Continuerò più avanti a fare musica, faremo ancora concerti, poi tanti musicisti di Berlino e tanti giovani musicisti che sono cresciuti insieme, che abbiamo fatto musica insieme, faranno con me poi musica a Luzerno in questa nuova orchestra, no? È la stessa cosa, è sempre fare musica insieme. Non c'è un limite, secondo me, no? Cioè questo qui è un andare avanti, un cercare, è sempre una ricerca di un modo nuovo di fare musica che si arricchisce, no? E a un certo punto c'era questo punto, ma questo non toglie che deve continuare, deve andare avanti.